Quanto mi mancano le mareggiate invernali, quelle che ti bagnano dalla testa ai piedi e dove per pescare serve una canna potente per sollevare i pesci di peso. Solo che io quella canna quest'inverno non ce l'avevo e mi ero fatto prestare una canna più corta e non adeguata alle scogliere alte del Salento. Ora finalmente potevo provare una canna adeguata alla situazione. Solo che a maggio e a giugno il mare non si muove neanche a pagarlo. E allora come fare? Per fortuna che ci sono i cefali e quando sono grandi tirano tantissimo e per pescarli ci vuole la giusta canna, ma soprattutto l'esca esatta. Avete mai pescato con quest'esca? Questo è il pane francese, un'esca davvero eccezionale per pescare cefali ed altri tipi di pesce. Ma oggi vi faccio vedere come pescarli con la bolognese utilizzando proprio il pane francese. Ovviamente questa è un'esca che va preparata a casa con calma, si creano delle striscioline che poi si possono riporre in frigo anche per qualche giorno, l'importante è che stiano in un panno umido. In questo tipo di pesca la pasturazione è davvero molto importante, infatti bisogna creare un fondo di pastura per convincere i cefali ad andare in frenesia alimentare. La pasturazione è così importante che si comincia a pasturare molto prima di montare la canna da pesca. Ma a proposito di canna da pesca, oggi avrei finalmente provato la nuova bolognese di casa Daiva, una canna nata per le condizioni estreme, ma che secondo me pescando i cefali avrebbe potuto dire la sua senza problemi. Anche se ci raccontano che nella pesca tutto funziona e i pesci mangiano sempre, la realtà è ben diversa. Alcuni di voi avranno notato che ho i pantaloni di due colori diversi nelle varie clip. Questo perché abbiamo provato a registrare questo video ben 4 volte. La prima volta, infatti, non conoscendo a Cagliari i negozianti nei quali rifornirmi, ero stato un pochino truffato e mi avevano venduto un pane francese completamente ammuffito. Ovviamente inutilizzabile e ovviamente l'avevo scoperto solamente in pesca. Non si può vendere pane in queste condizioni perché è veramente terribile, non si può. La seconda volta invece, dopo aver tribolato un pochino per far mangiare i pesci, finalmente aggancio un grosso cefalo. Il cefalo combatte come un diavolo, soprattutto perché è agganciato per la coda e quindi riesce a tirare molto di più, ma riesco comunque a forzarlo senza problemi con la canna. Pescando con due braccioli di lunghezze diverse, può accadere che quando il cefalo mangia, anche se ha mangiato ad un amo, si vada a impigliare con l'altro sulla coda o sulla schiena. In questo caso era successo proprio col bracciolo più corto e il cefalo quindi tirava molto molto di più, sembrava un pesce enorme. Fortunatamente riesco a gestire tranquillamente la situazione, nonostante tutto quello che era successo il giorno prima col pane francese ammuffito. Però poi, quando arriva il momento di salparlo, succede l'imprevedibile. Quel crack è il rumore che nessun pescatore al mondo vorrebbe mai sentire, ed è stato proprio il retino che si è sfogliato come un cornetto appena uscito dalla pasticceria. Ne va bene uno. Del terzo tentativo neanche abbiamo una ripresa, perché come siamo arrivati sul posto ha cominciato a tuonare, e con i fulmini non si pesca mai. E arriviamo quindi al quarto giorno. La montatura, come vedete, è molto semplice. Sto utilizzando un galleggiante un pochino grande da 2,5 grammi, 3, proprio perché così potete vederlo anche voi da casa. Una torpilla, 3 piccoli pallini, probabilmente ne aggiungerò anche un altro, girellina e poi una quarantina di centimetri di finale dello 0,14. Qui ho messo 2 ametti della misura 14 che sono separati e vanno a creare una sorta di campanellina, ma li vedrete meglio con l'esca. Ora cominciamo a sondare il fondo, che è la parte più importante. Quando si pesca col galleggiante, sondare il fondo è fondamentale perché ci consente di pescare dove vogliamo noi. In questo caso dobbiamo pescare molto vicino al fondo, a circa una decina di centimetri. Vi consiglio di spendere anche 10-15 minuti, ma fare un bel lavoro. Il lavoro deve essere preciso, ma soprattutto dovete essere pronti a cambiare se i pesci non stanno più mangiando o se la marea si sta alzando o abbassando di molto. Una volta che ho tarato correttamente il galleggiante, finalmente posso innescare il pane francese. Stacco una piccola strisciolina che ha una consistenza quasi elastica dalla treccia che ho preparato e poi la vado letteralmente a cucire con l'amo. In questo caso l'innesco sarà molto duro e resistente. Finalmente, dopo aver innescato il secondo amo, posso cominciare a pescare.
Non servono lanci lunghi, l'importante è pescare sempre nello stesso punto, senza dimenticarsi di lanciare ogni tanto una pallina di pastura. Comincia così la lunga attesa del pescatore, che in realtà questa volta non è poi così lunga. Lo sta mangiando, eh? Lo lasciamo mangiare. Se il galleggiante è tarato bene, la mangiata del cefalo si avvertirà prima con dei piccoli cerchietti intorno al galleggiante e con delle piccole affondate, e poi con delle mangiate molto più decise. I pesci stanno mangiando, già la seconda bella mangiata che ho visto, e ora sono entrati in pastura, quindi dovrebbe essere un pochino più semplice. Bisogna fare molta attenzione perché prima che mangino, e si vede bene perché il galleggiante se ne va giù abbastanza lentamente, si osservano dei piccoli cerchietti intorno al galleggiante, si vede che qualcosa non sta tornando. Abbiamo comunque due ami proprio perché spesso rubano l'esca ai cefali, il secondo amo ci dà una seconda possibilità sostanzialmente. Una volta che i pesci sono entrati in frenesia alimentare, avremo tutte le possibilità del mondo e ci potremo permettere di fare anche qualche prova, come provare a ferrare prima che il galleggiante vada completamente giù. Eccolo, eccolo! Oh. Un grosso pesce ha abboccato. Dopo i primi secondi di incertezza, si ricorda che può tirare, ragazzi, molto di più di quello che sta facendo. La canna mi consente di fare tutto, però il filo è molto sottile. Vediamo. E proprio a questo punto il cefalo decide di nuotare verso la fine della scogliera. Lì ci sono delle cime sommerse e sono costretto a forzarlo se non voglio rompere tutto. Però il filo è veramente sottile. No. Ha rotto tutto. Sì, porca miseria. Troppo sottile. Questo è l'eterno dilemma di chi pesca dove è necessario forzare il pesce con la canna. Se il filo è troppo grande, spesso non mangiano. Se è troppo piccolo, vanno a rompere sulle corde perché è impossibile tirarli di forza. Bisogna quindi trovare un compromesso. Aumento leggermente la dimensione del filo, senza dimenticarmi di continuare a pasturare, perché i cefali comunque sono rimasti lì sotto. E infatti non ho neanche il tempo di rilanciare nello stesso punto che i cefali mangiano di nuovo. Appena il galleggiante accenna ad andare giù, bisogna essere veloci a ferrare e di nuovo riesco a catturare un altro cefalo. Questo pesce è decisamente più piccolo di quello di prima e non ho alcun tipo di difficoltà a tirarlo su, soprattutto perché il finale è leggermente più grande, quindi posso forzarlo senza problemi. Il 14 non è un filo gigantesco, però si riesce a gestire abbastanza bene il pesce. Bene, bene, è ora di andare su. Cefalo carino. Memore di quello che era successo nella scorsa pescata, stavolta uso il guadino con i guanti di velluto. Però anche questo guadino prende una piega che è poco rassicurante, proprio perché non sono riuscito a trovarlo di qualità migliore. E quindi ci metto un pochino a tirare sul cefalo. Meglio fare con calma che spaccare anche questo guadino. E come se non bastasse, anche questo cefalo è allamato sia in bocca che per la coda, quindi ho qualche difficoltà a farlo entrare dentro, perché ogni volta il filo lo fa riuscire fuori. Sto cefalo si è incagliato sia per, l'abbiamo preso sia per la testa che per la coda, ecco perché tira in modo abbastanza anomalo. Finalmente riesco a tirarlo su senza ulteriori problemi. E stavolta il pesce ha mangiato davvero bene. Guardate, davvero un bel cefalo, lo ributtiamo subito. A me non piace usare le nasse perché secondo me i pesci un pochino soffrono. Ciao! E ora continuiamo a pescare. Ragazzi, stanno mangiando uno dietro l'altro. È una goduria. In realtà, tutti i miei buoni propositi si infrangono contro un nero muro di pioggia che si staglia all'orizzonte. E infatti, dopo pochi minuti... La natura ci ricorda che non si scherza mai con le canne in carbonio e con i fulmini. Ragazzi, è incredibile, stiamo pescando da meno di un'ora, i cefali erano proprio sotto, poi a un certo punto ho visto dei fulmini in lontananza che si stanno avvicinando e bisogna scappare. Non rischiatevela mai, soprattutto con le canne lunghe in carbonio. Ho però avuto la possibilità di combattere due bei pesci, uno era veramente bello, però purtroppo avevo un attrezzo potente e ho sbagliato a non tenere la frizione un po' più aperta.
colpa mia, imparerò. Però la canna si è comportata molto bene e mi piace perché non vedo l'ora di provarla su scogliere interessanti. Comunque non c'è modo di farmi una pescata decente in questo posto. Siamo venuti già 3 volte. La prima volta il pane francese era muffo e faceva schifo. La seconda volta si è rotto il guadino. Poi i fulmini e in più stavamo pescando, sono passati 2-3 tonni fantastici, un'onda incredibile e ovviamente sono scomparsi i cefali. In realtà però stiamo andando via perché con i fulmini non si scherza e purtroppo può essere molto pericoloso. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!